Buongiorno ed eccoci qui con un nuovo video. Mi vedete per una volta con la base fatta e in condizioni decenti, finalmente. Questo perché andremo a fare un bel trucco di San Valentino. E quale migliore occasione per sfruttare questo nuovo video virale che è saltato fuori da qualche tempo? E sto parlando del trucco virale in cui andremo ad usare come look occhi le nostre labbra, i baci delle nostre labbra. È un po' una spiegazione così, un po' raffazzonata, ma se avete visto il video della ragazza in questione avete benissimo presente di che make-up sto parlando. Oggi andrò a sfidare me stessa provando a replicarlo. Prima di iniziare il video vi invito a iscrivervi al canale e a commentare, a mettere like, insomma, tutte queste belle cosine. Se vi va, a me farebbe molto piacere. Quindi, bando alle ciance, come poi al solito, ragazzi, e partiamo con questo make-up look. Io direi che prima andiamo a fare i nostri baci sulle tempie, sulla palpebra, insomma, vediamo dove li andremo a mettere e poi andremo a completare con un leggero make-up occhi e ovviamente le labbra. Io stavo pensando che sarebbe da utilizzare un bel rosso per questi stampi di baci che andremo a mettere nel nostro contorno occhi. Quindi io procedo con l'applicazione del rossetto e poi andremo a stampare questi baci. Come potete vedere, non sono stata precisa nel applicare il rossetto, sono andata un po' fuori perché appunto già io ho dei labbrini un po' così sacrificati e quindi insomma li ho accentuati un attimo di più per riuscire a fare una forma più bella, anche perché tutte le persone che ho visto fare replicare questo make-up avevano tutti dei labbroni bellissimi, quindi insomma noi abbiamo quello che abbiamo, ecco. Poi cosa faceva la ragazza? Prendeva un bel foglietto di pellicola, quella per far da mangiare, e andava a stampare il suo bacio. 3, 2, 1. Ok, ovviamente i miei labbrini sono come sono, ma applichiamo il bacio. Ok, bacio applicato. E voilà! Ma non meraviglioso, ecco. Ritentiamo, ritentiamo. Questo bacio già mi piace di più. Lo vado ad applicare qua subito. Trick. Vediamo. Decisamente meglio questo. Procediamo così, insomma. Questo ve lo andiamo a mettere. Lo andiamo a mettere qui così. Ok, beh, diciamo che non posso ritenermi un'esperta, però dai, non mi sembra neanche una catastrofe. Visto così è molto bello, appena togli la pellicola rimane un po', non so, un po' deludente. Mi fanno molto ridere questi baci. Io voglio farne degli altri. Io andrei anche qua sotto, tipo, un po' qua. Sì. Procediamo, procediamo a baciare. Mi piace. Poi ne ho messo uno un po' uno sopra l'altro, così, per dare un po' di dimensione. E track. Quanti bacini! Ne vorrei fare degli altri, ma non so dove farli. Dove li faccio? Ne faccio uno qua? Sì, ne faccio uno qua. Malissimo questo è venuto. Uffi. Questo non sembra neanche un bacio. Beh, vediamo se qua verrà meglio. Il pagliaccio alla riscossa. Questo lo faccio un po' più piccolino. No, vabbè, questo mi piace troppo come è venuto. Guardate che carino. Fai che rimanga carino. Cosa ne pensate? Vi piacciono i miei baci? Da questa parte possono essere accettabili, da questa un paio sì, qua c'è stato un grande fail, però
Però io vi dico, non lo so, è una cosa troppo carina. Cioè, è chiaro che se devo andare fuori, magari questo è un po' too much anche per me. Poi, chiaramente, la ragazza che l'ha fatto magari è più in grado di me di fare questa cosa, ma il risultato finale non mi dispiace più di tanto. Ora vado un po' a settare la situazione con un po' di cipria, ma poca perché non voglio che perdano colore. E adesso vorrei fare un trucco occhi un po' carino, un po' San Valentino sempre, ok? Possiamo partire utilizzando più o meno la stessa tecnica dell'ultimo video, che se non avete guardato, mi raccomando, andate a guardare, vi lascio il link in descrizione, che è fare una sorta di smokey eye, una linea di eyeliner molto sfumata, che poi andremo a completare con un colore che in questo caso sarà il rosa. Vado a tracciare la mia linea nera. Riga è fatta, ma molto grossolanamente, ovviamente. Perché tanto ora l'andremo a sfumare, sempre con il pennellino sottile. Andiamo a sfumare. Mi dispiace andare sopra le bocche che ho tutte stampate. Bene, adesso che abbiamo sfumato, vedete? Andiamo a prendere un pennellino piccolo e un rosa. Io in questo caso andrò a utilizzare la palette di Shein e userò il rosa più scuro, che comunque mi ricorda anche molto il colore delle bocche. E come potete vedere vado a picchiettare il colore circa alla base della linea che ho fatto. Poi prendiamo un pennello da sfumatura e con lo stesso colore vado a sfumare leggermente. E sfumo. Verso la fine sfumo meno, ovviamente, perché la fine deve rimanere comunque pur sempre linea. Quindi diciamo che mi concentro un po' di più qua. Più o meno ci siamo. Ora prendiamo un pennellino piatto d'applicazione. Andiamo a prendere un rosa più chiaro e lo andiamo a stendere su tutta la palpebra. Abbondiamo, Mi raccomando. Cosa ne dite? Un bel rosa per un bel San Valentino. Adesso riprendo il colore un po' più scuro e vado ad unire i due colori che abbiamo, quindi il rosa più chiaro e il rosa più scuro. E così, via. Tring. Finito. Riprendo la mia matita nera che avevo all'inizio e vado, come sempre ormai, marchio di fabbrica registrato, a tracciare il mio eyeliner interno. Ora non è finita la situazione perché andremo a prendere un bel illuminante e con il dito lo vado a mettere qua, perché a San Valentino sapete cosa vogliamo? Vogliamo la luce, vogliamo il brillante, vogliamo l'amore, l'amour de San Valentin. E all'inizio della palpebra mobile quindi vado a mettere questo bel illuminante. Bellissimo! Ottima scelta questa, devo dire. Prendo sempre il pennellino piccolo e diamo l'ultimo tocco di classe. Riprendiamo il colore più scuro e andiamo a tracciare una linea sottile, giusto per dare un po' di ombreggiatura, per dare un po' di profondità allo sguardo. Terminé! Aggiungiamo un altro po' di quello anche qua sotto, perché a San Valentino sapete cosa dobbiamo fare? Abbondare! Ora prendo di nuovo il pennellino da sfumatura e vado a sfumare anche verso l'esterno. Metto un po' di mascara, finisco l'altro occhio e poi vediamo cosa fare alle labbra. Eccoci qua con il make-up look finito. Vi devo dire che mi fa impazzire e secondo me proprio c'entrano perfettamente il concept di San Valentino. Facciamo un po' un close-up. Che dite? Per me è proprio carino. San Valentin. Adesso andiamo a completare con le labbra e qual è il colore migliore, se non il rosso, per festeggiare San Valentino. Un po' mainstream, però dai, diciamo che ci sta tutto sommato, abbinata a questo look. Semplicemente andiamo a contornare le nostre labbra con una bella matita rossa, senza fare il caos che abbiamo fatto prima per fare i nostri timbri di bacio. Ok, adesso andiamo a mettere la tinta di Anastasia Beverly Hills. Con il rosso tendo sempre a fare la riga di matita, perché sennò
succede sempre un po' un caos, come è successo poi prima, mentre facevamo gli stampi. Direi che, ragazzi, mamma, siamo giunti alla fine del make-up look, ma mi sta venendo un'idea un po' pazza. Perché non mettere un po' di illuminante, visto che ormai siamo in ballo, sulle labbra? Poi, ragazzi, altro che make-up finito, ci manca il nostro illuminante. Andiamo a mettere qua, spero di non rovinare le mie bocche. Poi prendiamo un bel pennellino piccolo e andiamo sull'arcata sopraccigliare e sul nasino. Trick, trick. Terminé! Le make-up de Saint Valentin! Beh, ragazzi, io devo dire che sono super, super, super soddisfatta. Ho detto super. Mi piace molto, è molto shimmer, molto glittery, molto extra, ma mi piace davvero tantissimo. È un'idea bellissima. Secondo me ci sta se magari vi va di replicarlo per appunto la serata di San Valentino. Io forse lo replicherò, chissà. Che altro dire, non c'è nient'altro da dire. Spero vi siate divertiti a vedere me che mi stampo baci in fronte. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, ma questo già lo sapete. Quindi io vi mando un bacio, vi aspetto al prossimo video e ciao!